aver potuto riqualificare questo parco, dargli questa nuova veste, è qualcosa di meraviglioso, perché è un parco completo dove c'è tutto. Cioè, puoi divertirsi il bambino, l'adulto, e ci può anche essere la persona che porta il suo animale nello sgambatoio. Quindi direi che così, più di così non si poteva fare. E stasera chiudiamo una rassegna che è Pesaro, una capitale tra borghi e quartieri, un'idea di Daniele Vimini, l'assessore alla bellezza, che io ringrazio per tutto, perché lui è una fonte di idee. E poi, permettimi, ringrazio anche Monica Norito, che ci ha coordinato in tutti questi eventi che ci sono stati in tutti i 13 quartieri. Aggiungo il 13° che sarebbe il municipio di Monteciccardo. Sta venendo fuori qualcosa, credo, di speciale. E permettimi anche di ringraziare Gio Castellani con la sua band, che ci porterà così la musica d'autore a Pantano, che non è cosa da poco. È un progetto che ha funzionato, devo dire, la grande partecipazione ma anche costanza dei quartieri, e qui questa sera siamo a Pantano appunto per festeggiare loro per tutto il grande lavoro che hanno messo in campo, perché comunque è un impegno. Ricordo sempre che i presidenti di quartiere e i consigli di quartieri sono dei volontari che si sono messi a disposizione, sono stati votati dai cittadini e quindi meritano un grandissimo applauso per il lavoro che svolgono ogni giorno a servizio, perché poi sono il primo filtro e insieme ai cittadini costruiscono gli eventi nella nostra città. L'evento è importante, io ci tengo molto poi a questa iniziativa che oggi vede la conclusione con questo momento, perché sono stato presidente del quartiere ed ero presidente quando è nato Tra Borghi e Quartieri, quindi era un modo per dare spazio ai quartieri, non solo per fare eventi nei quartieri, ma anche dove i quartieri, i consigli di quartiere erano protagonisti e sceglievano. Questo è molto importante, crediamo molto, proprio anche io personalmente, per il mio trascorso e il mio vissuto, bisogna dare la parola ai territori.